Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete, oggi sono qui con la piccola Giulia che è nella sua sdraietta. È davvero adorabile. Indossa questa tutina rosa con dei disegni carinissimi e poi ha questa bavaglia con il pulcino. Mi piace davvero un sacco. Ha appena bevuto il suo latte, guardate, ne è rimasto davvero pochissimo. È stata brava, vero Giulia, che hai bevuto tutto il latte. Oggi filmerò un day in the life con lei, ovvero una giornata con lei. Vi farò un po' vedere che cosa facciamo durante il giorno. Quindi tra poco vi mostro quello che le farò indossare per la giornata. Oggi non sono a casa da sola, quindi se sentite dei rumori in background è perché la nonna sta stampando le ricette. E poi in questo video vedrete anche Pao, che al momento è uscita perché ha portato Matilde all'asilo. Quindi insomma, tra poco tornerà e vi farò appunto anche salutare la zia Pao. Per adesso sono qui con la piccola Giulia, c'è anche il suo animaletto di peluche e qui c'è questo ciuccio di Tommy TP, super carino, che ho comprato qualche mese fa e mi piace davvero tanto. Quindi adesso andiamo a scegliere i vestitini per Giulia per la giornata di oggi e poi vediamo un po' che cosa fare. In linea di massima penso che staremo a casa, anche perché ho davvero tante tante cose da fare, tra cui studiare ed editare dei video al computer. La piccola Giulia è sistemata sul fasciatoio e qui ci sono le cosine che ho preparato per lei. Vi faccio subito vedere gli accessori e i vestitini. Allora, questo succhietto di Suavinex con la catenella abbinata, questa bellissima con l'orsetto, guardate che bella. Poi queste scarpette di Chiabi, che sono color panna e hanno tutti questi pois super carini. Poi questa fascetta color panna. Calze a maglia per il semplice fatto che le farò indossare questi leggings di jeans e poi questa magliettina bellissima di Okaidi con il riccio, questa anche glitter, non so se riuscite a vedere, ma è davvero bellissima. Allora, Giulietta, per prima cosa togliamo la tutina. Ovviamente il pannolino gliel'ho già cambiato prima di dargli il latte, quindi ora non è necessario che glielo cambi di nuovo. Togliamo questo bellissimo pigiamino. Come vedete, Giulia indossa questo body intimo che vedete sempre nei video, è di pre-natal ed è davvero molto molto tenero. Per prima cosa mettiamo la calzamaglia. Perfetto, adesso i leggings. Questi mi piacciono molto perché hanno un colore abbastanza chiaro e come vedete le vanno davvero benissimo anche in vita. Ora mettiamo la magliettina con il riccio. Ecco qui, ho allacciato anche i bottoncini. È davvero molto molto bella questa magliettina. Ha anche un cotone stupendo. Adesso mettiamo le scarpine. Eccole, guardate quanto sono carine, le stanno benissimo. Anche se staremo in casa, ho deciso di fargliele indossare perché sono comunque morbide, quindi abbastanza comode e completano l'outfit. Adesso mettiamo questa fascettina per capelli. Ed ora il ciuccio. Perfetto, questo è l'outfit indossato. Personalmente mi piace tantissimo, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate. Giulietta è puntuale come un orologio svizzero, sono circa le 11:30, si sta già lamentando perché ha di nuovo fame, infatti ha già preparato il suo biberon con il latte, questa volta utilizzerò questo di Chicco che ha accettato molto molto bene, quindi tra poco si beve il latte e poi appena torna Pao penso che pranzeremo io e lei mentre Giulia fa un riposino perché di solito dopo che beve il latte comunque si riaddormenta. Thank you.
ancora nella sdraietta, è sazia e sto aspettando che si addormenti, quindi per ora non l'ho ancora messa sdraiata visto che ha appena mangiato, e poi quando si addormenterà andrò a prepararmi il pranzo. Nel frattempo, mentre appunto le do un'occhiata e lei gioca con la barra dei giochi della sdraietta, volevo farvi vedere un paio di cose che mi sono arrivate da un sito che si chiama Light in the Box, con cui ho già collaborato in passato, mi sono trovata bene e quindi quando mi hanno proposto una nuova collaborazione ho accettato. Mi hanno inviato 4 cosine per Matilde, che è appunto la mia reborn più grandicella, che al momento è all'asilo, e niente, volevo mostrarvele perché sono davvero carinissime. Come al solito giù nell'info box vi lascio i link per andare a vedere queste cose sul sito, o per dare un'occhiata al sito in generale, visto che hanno davvero tante cosine, non solo per bimbi piccoli. Allora, la prima cosa che vi mostro è la mia preferita ed è questa bambola bellissima. Allora, non so se riuscite a vedere bene i colori, ecco, spero che così si vedano meglio. Sono molto molto tenui. Allora, di questa bambola ci sono tantissimi modelli diversi, io ho scelto quella a koala. È stupenda, è fatta così ed è molto molto grande, guardate comunque rispetto a me. È morbida, mi piace un sacco, è troppo tenera. E nulla, appunto ci sono vari colori, vari animaletti, queste si vedono tantissimo su Instagram, almeno io le vedo tantissimo in un sacco di post su Instagram. Questa bambola, quando l'ho vista sul sito, ho dovuto per forza ordinarla. Tra l'altro ci sono anche diverse bambole, sempre sullo stesso stile, però un po' differenti, e vi consiglio di dare un'occhiata se vi piace questo stile o se comunque vi piacciono queste cose in generale, perché c'è davvero tanta scelta. Poi qui ha anche questo, diciamo, anello per appenderla. E non so, è davvero molto molto carina. Poi mi hanno inviato 2 capi di abbigliamento, diciamo così. Il primo è una tutina appunto per Matilde, ma io ho scelto le taglie per Matilde, ovviamente ci sono anche taglie più piccole e più grandi. Allora, questa è la tutina, vedete, è fatta così, non ha il piedino in fondo, però ha la gamba lunga e anche la manica lunga. È di un ottimo tessuto, molto pesante, è addirittura doppio, quindi è perfetto per, diciamo, da ottobre in avanti. Mi piace tantissimo la fantasia, guardate, ha tutti questi micini. Ed è molto molto carina, di questo rosa. Poi è facilissima da infilare perché appunto si apre interamente. Questa la utilizzerò come pigiamino per Matilde. Fatemi sapere se vi piace giù nei commenti. Poi mi hanno inviato un altro pigiamino che però è spezzato, quindi si compone di una magliettina e di un paio di pantaloni. In realtà magari se utilizzo la magliettina con un paio di jeans o i pantaloncini con una magliettina diversa, magari si possono utilizzare anche non solo come pigiama, perché sono davvero molto molto carini questi pezzi. Allora, la magliettina è così, è rosa, qui c'è scritto I love you to the moon and back, infatti c'è la luna con le stelle, molto molto bella. Dalla videocamera sembra un rosa abbastanza spento, in realtà è davvero molto molto bello come colore. Quindi questa è la magliettina a manica lunga appunto, e i pantaloncini sono questi. Sono pantaloni lunghi tipo leggings, bianchi, con questa fantasia, con questa specie di cuoricino, ok, che si ripete, nero, davvero molto molto belli. Poi insieme stanno benissimo, guardate. Mi sembrava molto particolare come pigiamino, quindi ho deciso appunto di prenderlo per Matilde. E ora vi mostro l'ultima cosa che mi hanno inviato, che è sempre per Matilde, è arrivata imballata benissimo, tra l'altro, come anche tutte le altre cose, ma questa essendo più delicata, insomma, era più importante l'imballaggio. Vi mostro subito, allora, sono arrivati in questa scatoletta e poi in un ulteriore imballaggio. Si tratta di un paio di scarpine, in particolare di sandaletti estivi. Allora, all'interno della plastica c'è un'ulteriore protezione, vedete, sono confezionati singolarmente in queste bustine riutilizzabili di questo materiale. Sono questi qui, fatti in questo modo, ok? Allora, questi sono dei sandaletti proprio estivi, infatti mi sono arrivati un po' tardi per la stagione, quindi li utilizzerò l'anno prossimo, però comunque sul sito ci sono davvero tantissime scarpine per bimbi e mi piacciono tantissimo, avevo già provato a ordinarle da loro e sono davvero stupende. Quindi allora, i sandaletti in questione sono questi, sono bianchi, di questa finta pelle, con questo fiore sul davanti. C'erano anche di vari colori, c'erano rossi e gialli mi sembra, però rose erano più abbinabili per quanto mi riguarda. E poi la cosa che mi è piaciuta di più è che hanno la suola, però una suola comunque flessibile, davvero molto belli. Questi sono il numero 18, che era il numero più piccolo, e appunto li ho presi per Matilde, però ci sono anche scarpette per neonati con la suola morbida.
Quindi se volete prendere o cercare delle scarpine più piccole le trovate comunque sul sito. Invece quelle con la suola sono comunque per bimbi più grandi e di solito partono dal 18. Quindi fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di queste cosine. Io sono rimasta davvero molto molto soddisfatta, mi sono piaciute tantissimo e trovate i link giù nella descrizione. Giulia si è finalmente addormentata e l'ho sistemata nella carrozzina come vedete, quindi adesso possiamo finalmente andare a preparare il pranzo. Il pranzo è pronto e guardate chi c'è qui, la zia Pao. Ciao a tutti. Allora, com'è andata oggi quando hai accompagnato Matilde all'asilo? Ma bene, poi sai, solito arriva, piange perché vuole la mamma, ecco. Esatto. E dopo però la maestra insomma viene lì, la prende, la porta a giocare con gli altri bambini, quindi si dimentica in sostanza della mamma. Bene dai, meno male che la maestra sa come prenderla. Esatto. Guardate un po' chi si è svegliata, la piccola Giulia, eccola qui. Mentre lei dormiva, come avete visto, ho lavorato un pochino al computer, ho scritto un paio di cose, mi sono un po' portata avanti. Adesso le sto dando di nuovo il latte perché ha ovviamente ancora fame, sono passate circa 3 ore e mezza dall'ultima volta che ha mangiato. È vero. E adesso andrò a cambiarle il pannolino, appena finisco di darle il latte. Come vedete Giulia sta bevendo dal biberon di Chicco, che è esattamente uguale a quello che ho utilizzato prima, però è azzurro. Infatti ne ho presi 2 visto che lei si è abituata molto bene a questo biberon. Ho appena cambiato il pannolino alla piccola Giulia, quindi adesso è pulita e profumata. Però prima si è bagnata leggermente la magliettina, quindi ne ho preparata un'altra da sostituire. Quindi per prima cosa sistemiamo i pantaloncini, ecco qui, poi spostiamo il pannolino, chiudo il pacchetto di salviettine e vi mostro subito la magliettina che le farò indossare, questa super carina, con questo coniglietto sul davanti, a pois. Togliamo le manichine, questa magliettina mi piace davvero un sacco. Penso stia benissimo con questi leggings e anche con la fascetta che sta già indossando. Perfetto Giulia, eccoti qui pulita e profumata. La piccola Giulia è di nuovo in modalità nanna, ovviamente essendo così piccola dorme moltissimo durante il giorno. Guardate, qui c'è la sua giostrina, le piace molto. Questa l'ho presa da Baby Boom ed è veramente molto molto carina, della Tiny Love. Mentre la piccola Giulia si intrattiene con i suoi giochi, io mi occupo della casa, faccio un po' di pulizie, di lavatrici e soprattutto lavo i biberon che abbiamo utilizzato oggi. Come avete visto mi sono occupata della casa e ho anche lavato i biberon che abbiamo utilizzato fino ad ora. La piccola Giulia sta dormendo, è qui dietro di me nella sdraietta, è davvero tenerissima. Penso che si sveglierà intorno alle 7:30, le darò di nuovo il latte, le metterò il pigiamino e la sistemerò nella carrozzina per la notte, anche se comunque essendo ancora molto piccola si sveglierà almeno 3 volte per mangiare o comunque per essere cambiata. In linea di massima questa è la nostra giornata, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto.
piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale, condividetelo su tutti i vostri social con i vostri amici, iscrivetevi al mio canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità, e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto!